L'amore che deve ogni qualvolta farvi sorridere quando i vostri occhi una lacrima spunta e bagna il vostro viso. Tutto ruota, fratelli, intorno all'amore. L'amore, cos'è per voi, fratelli, l'amore? Una piccola, misera parola, inutile, in una certa maniera. Sapete perché è inutile? Perché la usate talmente tanto, per ogni cosa, fino al punto che non sapete più distinguerla, fino al punto che dentro il vostro cuore, dentro la vostra mente, non ha quasi più nessun suono, nessuna vibrazione. Spiegare alla creatura umana che cos'è l'amore, forse non basterebbero tutti i giorni della terra, non sarebbero sufficienti, perché l'uomo con la sua limitatezza, con la sua presunzione, forse non le basterebbe mai una spiegazione, cioè non troverebbe mai sufficiente come potrebbe venire spiegato che cos'è l'amore. Perciò ripeto, non basterebbero tutti i giorni della terra. Eppure io vi dico, fratelli, basterebbe soltanto un attimo di riflessione, ma una riflessione all'interno di voi stessi, una riflessione che vada a toccare il vostro cuore, che lo vada a risvegliare se è assopito, spronare se è stanco e rivestire di nuovo se è vecchio e malandato. Non certamente non parlo dell'età umana, ma bensì parlo del cuore indurito, arido, del cuore che non sente ragioni, del cuore che non scende a nessun tipo di compromesso, del cuore che pensa nella propria certezza di avere ogni cosa che gli necessita. Perciò questo cuore avrà certamente l'amore sterile, un amore che non produce, che non comprende, che non sa saziare né la fame né la sete, che non sa rivestire un fratello infreddolito, che non sa rendere la pace ha un cuore in tumulto, che non sa portare un sorriso dove vi è una finestra chiusa, e non sa portare sostegno dove un fratello è caduto e il dolore l'ha preso, l'ha vinto. Ecco che cos'è l'amore, una piccola parte dell'amore. Ma per voi, per i fratelli della terra, è così difficile lasciarsi andare dinanzi a una creatura, dinanzi a un fratello. E quando tutto ciò avviene, ah, com'è bello farsi grande, innalzarsi dinanzi a un altro fratello, di ciò che è stato fatto e stato detto. Ecco, fratelli, codesto amore
che in cuor suo. È buono, cosa buona. Ma vedete, manca l'umiltà, perciò esso non è completo. L'umiltà, che dolce creatura è, amabile, semplice, sempre disponibile, un sorriso sempre pronto. Ecco l'umiltà con l'amore. Insieme faranno grandi cose, non chiederanno nulla, ma bensì sapranno soltanto donare. E poi, l'amore e l'umiltà. È ancora troppo poco, pur essendo molto bello. Manca la carità. Che cos'è mai la carità? È quella cosa. E tutto ciò che scivola dalle vostre mani, dalle mani dei vostri fratelli, è donato con amore, senza accorgersi. Ecco, la carità. Essere caritatevoli con chi ha la necessità e non pensarvi che tutto ciò deve venire attraverso la materia, anch'essa cosa buona e giusta. Ma ciò che rimane più impresso nel cuore del fratello è un sorriso, è una mano sempre tesa, è la parola, è fare capire al fratello di essere però sempre, ecco la carità, insieme all'umiltà che formano l'amore. E poi c'è la comprensione. Ah, com'è bello avere comprensione. Comprensione per ogni cosa, per gli errori, per le umiliazioni, per le sofferenze provocate, per le ingiustizie, per chi provoca male altrui. Com'è bello avere comprensione insieme alla carità, all'umiltà e all'amore. Com'è grande un fratello, un figlio del padre, che possiede queste cose, è grande, è ricco. E poi, e la disponibilità, essere disponibile, non avere mai la necessità di essere al centro dell'attenzione, non avere mai la necessità di primeggiare, non avere mai la necessità di umiliare un fratello, di farlo sentire inferiore, di farlo sentire di non essere tuo fratello, figlio di Dio. Ecco la disponibilità. Essere pronti, donarsi con amore, senza gettarsi nulla in cambio. Essere disponibile, avere la carità, la compassione, l'umiltà, l'amore. Ecco, vedete, fratelli, potrei continuare quasi in eterno, a spiegarvi ciò che necessita per avere l'amore. Mi vuole anche, e questo ci tengo a dirlo, per aggiungerlo a ciò che poc'anzi vi ho detto, la conoscenza di voi stessi.
Senza di essa, difficilmente si può raggiungere la completezza dell'amore. Conoscere se stessi. Essere capaci di accettarsi così, come si è, perché soltanto così si può avere la netta comprensione e visione della propria vita. Ecco, fratelli, è una piccolissima parte di quello che è l'amore. Tutte queste cose ed altre li necessitano per vivere. Non si può vivere se non si raggiungono queste virtù. Voi state pensando nella mente, ma cosa sta dicendo? I fratelli non hanno queste virtù. O per meglio dire, se vi è una virtù, non vi sono certamente le altre, massimo due, non di più certamente. Pochi fratelli ne hanno tre. Ebbene, fratelli, io vi dico, è vero, non vi sono fratelli con le virtù, l'umiltà nell'oggi è quasi inesistente, poche, pochissime sono le creature che la posseggono, quella vera, quell'umiltà senza interessi, quella l'umiltà spontanea. Tutto vero, non esistono fratelli, ma i vostri occhi vi ha anche tanta aridità, tanto dolore, tanta sofferenza. Vi siete mai chiesti, vi chiedete, come mai ogni fratello, ogni figlio del padre, ogni giorno di più, inconsciamente o consciamente, va alla ricerca di un qualcosa che le dia pace e serenità? Ma ahimè, con l'orgoglio che oggi si ritrova l'uomo, egli non cerca verso il Padre, non alza mai lo sguardo verso il cielo. Egli è troppo preso da ciò che è materiale, da ciò che è la propria vita, le proprie occupazioni, e non vi è proprio il tempo per dare uno sguardo all'alto dei cieli. Nel mio andare continuo sulla terra, continuamente fratelli che gridano il proprio dolore dicendo: se Dio esiste, un segno deve dare. Ebbene, fratelli, vi dico, la vostra vita è un segno. La vostra vita è il primo miracolo che avviene in ciascuno di voi. Se voi nutriste la vostra vita, giorno dopo giorno, come fate col cibo della materia, nutriste di amore e di tutto quello che vi ho parlato poc'anzi, e andate a raccogliere tutto ciò che resta nel vostro cuore, ecco, sapreste dare un senso alla vostra vita. Sapreste immediatamente cosa la vita vuole da voi, cosa è necessario per comprendere e come si fa, soprattutto come si fa per non avere il dolore. Quella cosa
per l'uomo orribile, che lacera gli animi, che sconvolge un'esistenza. Quel dolore e non ha più il respiro, ragione di essere. Ebbene, fratelli, amate la vita, rispettate la vostra vita. Soltanto in questo modo entrerà la potenza dell'amore in ciascuno di voi, debellando il dolore, distruggendolo e lasciando il posto alla gioia, alla serenità. Ecco, Rifte, su ciò che vi viene portato ogni qual volta. Riflettete, è un consiglio per cercare di facilitare il vostro cammino, per cercare di farvi restare nella via di centro, nella via, nell'unica via che sconfigge il male, che sconfigge il buio. Ricordate, il Padre sopra ogni cosa, il Padre amore, vita, gioia, imparate a conoscerlo, ospitatelo nella vostra casa, sia quella materiale, ma soprattutto in quella spirituale, che vi appartiene. In ciascuno di voi vi è quella dimora, in ciascuno di voi egli desidera essere ospitato, in ciascuno di voi deve avvenire questa ospitalità. L'amore. Ricordatevi, allenatevi ad amarvi, ad amare gli altri, ad amare al Padre. Amatevi gli uni gli altri, senza distinzione. Formate una catena di amore per sconfiggere il male. Portate la gioia dove c'è il dolore, portate il sorriso dove si è spento, portate la luce dove vi è il buio. Non abbiate timore, nessuno. L'amore del Padre, come vi ho già detto tante volte, non sconvolgerà la vostra vita. L'amore, ricordatevi, non porta mai distruzione, porta gioia e serenità, ma siete voi che non sapete accettare l'amore. L'amore spaventa chiunque. L'amore è un atto incompreso. L'amore. Ciascuno di voi è alla ricerca di esso, ma una volta trovato, egli spaventa, non porta gioia. Ecco l'errore, ecco il peccato, ecco il dolore. È in agguato, fuori dal vostro uscio. E quando nuovamente l'amore busserà, entrare vorrà. Ecco il dolore. Entrerà dalla vostra porta e chiederà il suo compenso, perché nel momento opportuno non avete saputo ospitare l'amore dentro di voi. Perciò cercate, rispettate, amatevi, giustificatevi. Non abbiate giudizi l'uni e gli altri.
siete un'unica energia dinanzi al Padre. Ora vi lascio e vi benedico nell'amore in cui ciascuno di voi è capace di racchiudere nelle proprie mani. Perciò, tutto quello che siete capaci di raccogliere è il vostro desiderio. Più avrete desiderio di raccogliere amore, più amore avrete dentro di voi e fuori di voi. Più la cosa per voi sarà superficiale, meno raccoglierete dentro di voi e fuori di voi. Perciò ricordate, il sole risplende sul buono e sul cattivo, sul giusto e sull'ingiusto. La pioggia dona vita al campo coltivato e al campo incoltivato. E così succede all'uomo. Il Padre parla, sussurra a gran voce parole d'amore e di insegnamento. Perciò sta all'uomo raccogliere come desidera, cosa desidera, nella quantità che desidera. Ecco, sta a voi, fratelli, ogni decisione, l'ultima parola. Ricordatevi, non è mai del Padre, ma è bensì la vostra. Voi siete gli artefici della vostra vita. Io posso solo accompagnarvi, mano nella mano. Questo è il mio compito. Vi accompagno, vi sussurro, vi proteggo, vi amo. Ma la vita, il movimento della vita, appartiene a ciascuno di voi. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. Siate l'esempio di ciò che ascoltate.